Valentina, Caterpillar. Buongiorno. Signore, qui al nord fa freddo, c'è la neve, allora in anteprima, in esclusiva, solo per Rai News, l'unico pupazzo di neve vero, reale, ci sono le foto su Facebook di quando l'abbiamo catturato poco fa, è ancora bello freddo, di Andrò neve di oggi, Corso Sempione. allora Filippo, oggi vedrò il direttore generale e vi proporrò per una gratifica, perché siccome noi, no, assolutamente sì, perché siccome noi abbiamo appena visto, io qua l'unica cosa che ho sono i monitor, che il nostro concorrente dava in diretta le immagini di Milano sotto la neve, voi ci avete salvato, perché noi i mezzi per la diretta non li abbiamo, ma Però, abbiamo questa guardi, straordinaria, noi col nulla. straordinaria architettura tridimensionale. Con le vostre mani ci fate vedere la neve e il pupazzo. Noi facciamo le nozze coi fichi secchi. Seguendo le regole che lei ci ha insegnato, don't Se, tell show. esatto, se la neve, Assolutamente. se la telecamera non va dalla neve, la neve va alla telecamera. Quindi Ma abbiamo portato in studio la neve, è neve questa è fresca, proprio fredda neve, anche. è neve, guarda. La vuole avvicinare alla Faccio telecamera? No, non me la tiri, Ademagni, di per tutto favore. di più. E poi, tra Veramente. l'altro, è neve, come dire, inverata dall'attività dell'uomo, mica neve così. Certo, No. certo. Cioè. E poi, perché vogliamo che sia chiaro per tutte le persone che hanno a cuore la sorte di pupazzi di neve, nessun pupazzo di neve è stato maltrattato No. per questa trasmissione e alla fine della trasmissione noi lo libereremo di nuovo nel suo ambiente in Corso Sempione. In the wild, lo rimetteremo Certo. nella foresta, perché è giusto che sia Documentando tutto quanto, quindi alle tutto 8 su Facebook, Caterpillaram, troverete già le foto della liberazione del pupazzo. Per cui ecco. non preoccupatevi, non c'è nessun Ecco, poi problema. abbiamo tutta questa neve, è stata recuperata rigorosamente proprio dai tetti delle macchine, perché è giù, non la neve per terra. Bravo. Ecco, e lì ci ponevamo anche un problema legale. La neve sul tetto di una macchina, di chi è? È bene pubblico o Guardi, appartiene al proprietario della macchina? Ardemagni, più che questa querela, no, lo so, Guarda che è non è, se ci interessante. fosse qualche È avvocato in interessante. ascolto. Però più che questa querela, la querela di oggi sulla neve è quella che, per esempio, ha il Corriere della Sera, gomme da neve d'obbligo, titola il Corriere, ma già si pensa di cambiare. Con la nuova norma le catene non bastano più, dice il Corriere, perché c'è una norma nuova, O abbastanza anche norma, complessa, più o anche banalmente. norma, Sì. abbastanza complessa, per cui bisognerebbe in alcune situazioni di maltempo, nelle strade, fuori dai centri abitati, montare per forza, in maniera obbligatoria, i nuovi pneumatici da neve. Altri dicono no, sono i gestori che devono decidere e quindi spetta a loro dirvi se bastano le catene in macchina oppure dovete montare anche gli pneumatici. Insomma, è una bella situazione complicata che, tirata fuori proprio nei giorni in cui nevica, non aiuta Nel sicuramente. dubbio ho messo gli pneumatici, come dicono alcuni, ma Bravo. da neve, come E sarebbe anche in più giusto. anche le catene nel Ho bagagliaio. anche le catene in cantina, l'ho tenuto in In cantina perché cantina non se fa nulla. spettatori, però mi pare che siano più per i pneumatici da neve, Sì, perché ormai stanno sì, al più nord, pratici. sanno che quelli funzionano meglio delle catene. Ormai sì, più Naturalmente lì pratici. però, se posso dire, è sempre se la legge serve per far funzionare meglio il paese o serve per bastonare il paese, perché voi capite che Certo. se al In sud, un dove non momento così. nevica proprio mai, io mi devo tenere in casa pneumatici di neve che un certo costo ce l'hanno, beh, insomma, Chiaro. qualche dubbio l'avrei, giusto o no? Sì. Assolutamente E poi, sì. direttore, le devo svelare una cosa. In una classifica stilata da Angela Merkel, Pier Freddi, fatta di tre persone, Pierfreddo, si è pazzo. classificato secondo su tre come potenziale candidato del PPE. Primo è arrivato Mario Monti e terzo Silvio Berlusconi. Pierfreddi è riuscito Ha visto che a disastro conquistare la ieri. medaglia d'argento nelle preferenze di Angela Merkel. Cosa gli hanno combinato al povero Silvio ieri a Ma. Bruxelles? Ma proprio lì dove doveva celebrare il suo ritorno in Europa, cucù, è arrivato Monti. Ma io dico, ma bisogna proprio essere crudeli per fargliela lì. Doppia vendetta sia di Angela Che di che di Monti. Mario, certo. Incredibile. E allora, comunque, sia Monti sia Berlusconi sono nel novero dei finalisti del nostro AME Awards 2012. Ah, Con i bene. nostri ascoltatori in questa settimana abbiamo selezionato le 20 personalità che secondo loro sono da considerare
tra i personaggi dell'anno del 2012. Noi li andiamo a leggere, tra l'altro. Li leggiamo anche lei, così ci dà un commento, direttore, di questa fotografia. Sappiamo che già è uscita. Che è il suo favorito, che è Mario Draghi, che ha vinto anche il personaggio dell'anno per il Financial Times. Quindi ancora una volta c'è stata questa lungimiranza. Ma andiamo quindi a leggere i 20 nomi: Alex Zanardi, Antonio Ingroia, Barack Obama, Beppe Grillo, Gino Strada, Giorgio Napolitano, il terremotato dell'Emilia, Isabella Viola, José Mujica, presidente, l'esodato, l'italiano che tira a fine mese, l'operaio dell'Ilva, lo spread, lo studente italiano, Malala Yousafzai, Mario Draghi, Mario Monti, Matteo Renzi, Maurizio Landini e Silvio Berlusconi. Questi 20 scelti dai telespettatori, dagli ascoltatori e da quelli che ci seguono su Facebook. Si possono votare da subito su Facebook, basta andare su Caterpillar Ram, cliccare mi piace e votare. Sono divisi in due pannelli da 10, si possono scegliere, quindi se ne può scegliere uno da un gruppo e uno dall'altro. Sì, però il suo commento, direttore. Che fotografia è? Mi sembra molto interessante, è una fotografia molto varia del paese, è tutta anche un po' ironica, perché ci sono le figure dei dimenticati che vengono messe dentro. No, mi sembra cresce l'attenzione. Questo, io ho la sensazione che questo sia un paese, almeno sentendo i nostri spettatori, i vostri radioascoltatori, sia un paese che cresce, che ha più consapevolezza di sé. D'altra parte, guardate, non so come finirà, perché ancora è molto complicato. Io non ho ancora, Monti non ha sciolto la riserva. Poi c'è questo problema, può Monti presentarsi con Berlusconi, leader del PPI, che lo appoggia dopo averlo sfiduciato? Non lo so, cioè ci sono ancora delle cose da chiarire, però certo, se si andasse anche in Italia, anziché allo scontro dittatura-democrazia, editto bulgaro, mandatolo in carcere, ad uno confronto destra-sinistra, Bersani Monti, insomma, mi sembrerebbe un grande passo avanti, cioè mi sembrerebbe più simile a quello che può succedere in Germania. In Germania di che cosa discuteranno? Discuteranno se bisogna puntare di più sull'occupazione e meno sul rigore, o più sul rigore e meno sul welfare. No, questo discuteranno. Questo diciamo sarebbe un bel confronto anche in Italia. Assolutamente, però momenti in cui ci siamo un po' illusi che ci fosse questa maggiore consapevolezza, ci sono stati in passato, ad esempio il referendum nel 93, quelli di Segni. Come no, certo. In quel momento io mi ricordo questo è caduto il naso, adesso lo recuperiamo. Mi ricordo questo flusso di gente fiduciosa e motivata ad andare a votare quel referendum. Che dopo in qualche modo vennero disattesi posso dire, me lo ricordo bene quella vicenda, perché in realtà il racconto, direbbe Vendola, che si è fatta di quella fase era parziale, cioè è sembrato che solo la questione morale, che pure era fondamentale, questione morale, fosse quello che lo spartiacque fra il prima e il poi. In realtà, più che la questione morale, era un sistema politico che non funzionava più, l'operazione di uscita dalla crisi del muro non funzionava, e la contraddizione principale è che da un lato avevamo speso a destra e a manca, facendo crescere il debito pubblico, dall'altro lato andavamo in Europa e firmavamo gli impegni Maastricht, eccetera eccetera. E quindi quando poi si è tornati al portafogli, come dicono gli americani, allora è spuntato Berlusconi che dice: scusate, io sono il nuovo, garantisco, se non si tocca niente, eccomi qua. E allora Segni e compagni sono diventati un po' come, insomma, secondo me in modo meno meritevole, come fu Giustizia e Libertà dopo la Resistenza, cioè si sono sciolti nel giro di mentre che ora c'è qua il problema freddo. È che c'è una per la prima volta quello che succede nel paese, naturalmente c'è anche un fortissimo segnamento che dice Movimento 5 Stelle eccetera eccetera, che questo da assolutamente da rispettare, somiglia un po' di più a quello che avviene anche sul piano politico, no? Ah sì, sicuramente. E questa è una novità. Sono dei mesi quelli che stanno per arrivare, direttore, diciamo i prossimi tre
fondamentali nei quali si giocherà tutto, compreso Sanremo. Vediamo quindi su tutto questo chi l'avrà vinta. Abbiamo anche i sui giornali, le ha fatti vedere lei, anche i finalisti di Sanremo. In tre mesi ci giochiamo tutto, compreso il vincitore del festival. Eccoli, sì. Allora, leggiamo chi sono questi. Allora, Sanremo, io non li conosco molto. Eccoli lì. Vi chiedo scusa. Beh, guarda, alcuni Simona sono famosi. Molinari, Daniele Silvestri, Annalisa Scarrone, Elio Le Storie Tese, sempre lui, quello lo conosco. Sì. Marta sui tubi, Simone Cristicchi, pure lui l'ho sentito. Maria Nazionale, Raffaele Gualazzi, Chiara Gallazzo, Checco dei Modà, sì. Raiz degli Almo. Alma Magretta, sì, Alma questo Magretta. Pure lo si cantare. Malika Iane, il presentatore Fabio Fazio, Marco Mengoni e Max Gazzè. Secondo voi che sapete tutto, perché dice ecco il festival dei rottamatori? Chi rottamiamo? No, beh, perché ci sono molti volti nuovi. Chiara Gagliazzo è quella che ha vinto X Factor. Sì, quella che ha appena vinto X Factor. Quindi Chiara, sono nomi nuovi, Chiara, sì. Chiara. Altri che vengono da amici, quindi dai talent delle TV. Quindi si pensava, immaginando il nome di Fazio, a un festival più di grandi glorie, da Jovanotti a, non dico Ligabue, ma insomma che attirasse il suo nome, i super big della canzone italiana. Facciamo vincere Domenico Modugno, che se lo merita. Esatto, invece che se lo poi merita. Tre sono nuovi cantautori, nuovi, che poi sono mai già anni, tanta Cristicchi, Gazzè, Silvestri, quel filone. Sì. E quel diciamo filone... anni, nuovi degli anni 90. Poi ci sono anni 90 romani, diciamo. I nuovi dei 2000, sempre della scena indipendente, Marta sui tubi, certo. Malika Iane, una delle grandi star esplose negli ultimi anni. E diciamo dei super big c'è Elio. C'è Elio. È lui quello che si presenta come volto sicuramente noto ai più. La presenza di Elio e di Chiara, la vincitrice di X Factor, insomma, fa sì che sul festival ci sia una forte ipoteca di quel talent show. Sì, perché insomma, un Elio... giudice e la vincitrice, uno dei quattro giudici e la vincitrice, visto insomma... che Simona Ventura non canta. No, direi di no, Morgan alla fine non è entrato nei finalisti, per cui insomma è un parterre che ci ha sicuramente sorpreso. Che di fare di nuovo il cantagiro, Benissimo, bello. Siamo facciamo pronti. Facciamolo in campagna elettorale, facciamo un cantagiro politico. Secondo me avrebbe un successo straordinario. Io, fra le tante cose che sto pensando, è di fare la campagna elettorale con gli artisti, cioè andare in giro e farli parlare. Perché scusa, perché la par condicio è solo fare parlare quelli che mi mettono in lista? Perché gli artisti non possono parlare, che certo. Rompo la par condicio, non si candidano, parlino. Su ogni questione, io sarei di questo parere. Qualcuno si era un po' esposto. Beh, sulle primarie ma sì, non per fare c'erano... ascolto, proprio perché penso che sia giusto, cioè li vediamo sempre, sentiamo che dicono, magari non hanno niente da dire. No, d'accordissimo. Alcuni sicuramente avranno qualcosa da dire. Beh, per le primarie, per esempio, nel mondo della musica, Guccini stava con Bersani, Jovanotti stava con Renzi. Come no? Quindi spesso Jovanotti, si creano questi... Jovanotti, sì? Jovanotti, che io qui ce l'ho, ragazzi. Che ha fatto? No, non ha fatto niente, ma Lorenzo Cherubini, l'americano, questo è... il venerdì di Repubblica. Venerdì, questo è importante. Sì, perché lui adesso sta a New York, ha deciso un po' di cambiare aria e di reinventarsi in una terra dove sicuramente è meno conosciuto. Ma il concorrente di venerdì li ha fregati, perché Cherubini è un bel ragazzo. Chi ha messo? Questa è più bella, Chi un c'è? Posto anche per me, una bambina, una magnifica bambina. Sì. I nostri figli che incontrano difficoltà già alle scuole materne, per esempio, si potrebbe fare, che tutti dicono facciamo le tribune politiche. Le tribune politiche però era un format di 40 anni fa. Oggi, per esempio, a me piacerebbe, se me lo facessero fare, dire parliamo della scuola, scuola materna, non scuola materna, e invitare tutti i politici di tutti i partiti, vediamo che dicono, no? Dice, il tema è quello, forse però, parlate di si quello. Interessa. Parliamo, cioè, scuole materne sì, certo. No, perché non ci sono, vabbè, chissà, vediamo. Tutte vediamo, idee. ebbene sì. Eccola qua, suona. Se posso rispondere io? No. Anche perché... Pronto? Sì? Glielo passo subito, certo, immediatamente, un attimo. Ecco qua, Cinzia Poli. Grazie. Grazie. Eccomi qua. Per Casini, Berlusconi è in uno stato confusionale. E in quello stato sono validi i suoi processi? Ma certo che no. Grazie. Andiamo a liberare Pierfreddo. Bravi. Arrivederci. Questo è importante.